Torniamo a parlare della pista ciclabile, quella che va dall'Adriatica fino a Civitella del Tronto, il progetto che dovrebbe attraversare attraverso una pista ciclopedonale il territorio della Val Vibrata. Oggi siamo tornati su questo percorso perché insomma, sono terminate, almeno apparentemente, le fasi degli espropri, ma anche della perizia di varianti e dunque sono ripartiti i lavori. Noi siamo in territorio dell'Adriatica, ma i lavori si stanno spostando e sono ripartiti nella parte a confine del comune di Corropoli. Una pista ciclabile che ha portato ad alcune polemiche, ad tante polemiche, sia in relazione al percorso sia in relazione proprio alla vicenda degli espropri. Quello che abbiamo controllato oggi senza interlocutori è che i lavori sono partiti, ma in realtà non c'è soluzione di continuità tra il territorio vicino ad Alba Adriatica, quello per intenderci della zona industriale, a quello dove siamo. In particolar modo siamo proprio in una zona in cui la pista finisce di costeggiare il torrente Vibrata e torna invece in una zona più interna. In merito all'opera complessiva sono tanti gli aspetti ancora da valutare. Qui si conclude più o meno il lavoro del primo lotto, ma l'intero lotto va praticamente da Alba Adriatica fino a Civitella del Tronto. In particolar modo resta da definire come si andrà poi verso l'interno, attraverso quale percorso e attraverso quali terreni e soprattutto nella parte iniziale come si attraverserà la strada statale 16, quella che insomma chiamiamo per intenderci Nazionale Adriatica, cioè come si passerà dalla parte cittadina della pista ciclabile a quella che poi insomma, andrà a costeggiare il Vibrata e risalirà verso l'interno. Ricordiamo l'Unione dei Comuni ad occuparsi della gestione di questa opera, di quest'opera importante, opera finanziata dalla Regione Abruzzo con oltre 1.300.000 euro. Qui però siamo venuti a testimoniare l'inizio dei lavori e soprattutto insomma, a guardare quello che sta succedendo e ripetiamo, tra la fase centrale, quella che vi abbiamo mostrato qualche mese fa e questa, ci sono larghi tratti che ancora non sono praticamente stati toccati e in cui c'è solamente un po' di brecciolino piuttosto che un'identificazione di percorso. Questo è quello che volevamo mostrarvi con i lavori della pista ciclabile che nelle intenzioni dovrebbero terminare, almeno per il primo lotto, prima dell'inizio dell'estate 2019.